terremoto in Italia centrale, anche a Bassano, mobilitata la macchina degli aiuti della Protezione Civile e l'azienda sanitaria. Due dei tre capannoni dell'ex PM Galvanica di Tezze saranno abbattuti, ma mancano ancora milioni di euro per completare la bonifica. Cocktail micidiale di droga e alcol manda in coma un 23enne di Novi, indagini dei carabinieri per fare chiarezza. Cittadella, la sede della Guardia di Finanza cambia sede da Borgo Vicenza e si sposta dentro le mura, l'annuncio del sindaco Piero Bonna. Da 15 a 55 mila turisti all'anno nel giro di pochi anni, grazie allo sport, il Monte Grappa diventa meta internazionale. Compleanno da record per Giovanni Quarisa, l'ex carabiniere di Crespano, spegne 107 candeline e svela il segreto della sua longevità. Conto alla rovescia per l'esordio di campionato del Bassano Virtus, Fabbro suona la carica contro la Reggiana, pronti a dare il massimo. Buonasera telespettatori, in apertura, come avete sentito, parliamo del drammatico terremoto che ha colpito l'Italia centrale. Decine le vittime, ma il bilancio è in continuo aggiornamento. La mobilitazione per gli aiuti coinvolge anche il bassanese. Il Veneto si è immediatamente mobilitato per portare aiuti alle popolazioni vittime del tremendo sisma che ha colpito l'Italia centrale. Già nella prima mattina il presidente della regione Zaia ha annunciato l'attivazione in ogni sua componente della macchina di aiuti della regione. Dal punto di vista delle azioni di protezione civile sono già state inviate e sono sul posto due unità cinofile specializzate nella ricerca delle persone ed è stata allestita una colonna mobile in grado di realizzare un campo base totalmente indipendente con tende, servizi igienici, cucine per 250 persone. Il sindaco di Vicenza Achille Variati, in qualità di presidente della provincia, ha immediatamente allertato tutti i sindaci del territorio. Bassano e il bassanese sono pronti a fare la loro parte. Noi come amministrazione siamo in contatto con i gruppi di protezione civile che tra l'altro, insomma, in tempi abbastanza recenti hanno fatto molte attività per mettersi ulteriormente in rete. Certo è, quasi sicuramente, insomma, sentendo i responsabili, che o nei prossimi giorni o nelle prossime settimane anche i gruppi del bassanese saranno chiamati a prestare la loro opera d'aiuto nei confronti di un sisma che speriamo contenga il numero delle vittime, ma che, insomma, da questa prima giornata si presenta in maniera molto molto drammatica. L'azienda Ulstre di Bassano del Grappa si è attivata per fornire il materiale necessario, utile per i primi soccorsi alle popolazioni colpite dal grave evento sismico di stanotte. La direzione medica è in contatto con la protezione civile per quanto sarà necessario inviare da domani e nei prossimi giorni. Gli uffici, i servizi si stanno attrezzando nel merito. Il centro trasfusionale è a disposizione per chi vorrà donare il sangue. A qualche decina di chilometri dall'epicentro del terremoto, all'Aquila, si trovava il nostro collega Alberto Bordignon. Stavo dormendo e ho sentito il letto che vibrava anche con una certa intensità e mi sono immediatamente reso conto che si trattava di un terremoto. È passata sia la polizia municipale che la protezione civile e le persone che vedevano in strada, alle persone che vedevano in strada dicevano di lasciare immediatamente il centro storico dell'Aquila per ragioni di sicurezza. Per ragioni di sicurezza il sindaco e il prefetto hanno fatto l'ordinanza e hanno sospeso tutte le manifestazioni previste per oggi in occasione della perdonanza celestiniana. Ed ora parliamo del disastro ambientale dell'ex PM Galvanica di Tezze sul Brenta. Due dei tre capannoni della fabbrica saranno abbattuti, ma per la bonifica mancano ancora milioni di euro. La prima cosa che si nota entrando nella fabbrica dei veleni è il rumore delle pompe che continuano a lavorare per aspirare l'acqua e impedire che il cromo esavalente finisca in falda. Poi quei muri intrisi del giallo del cromo finito sul terreno, nel sottosuolo, nell'acqua. Tra un po' gli edifici di questa industria, che ha provocato uno dei più grandi inquinamenti d'Europa, saranno abbattuti. Saranno rasi al suolo due dei tre capannoni. Fra poco, a metà settembre, si apriranno le buste della gara per 1.200.000 euro, dove verrà raso al suolo praticamente tutto e cambiato il tetto dalla parte sana, diciamo, dove sotto non c'è cromo. E verrà fatto un capping, verrà scavato circa 50 cm, verrà fatto un capping di cemento e catrame e asfalto, dove metterà in sicurezza per quanto riguarda la pioggia, perché questa, andando nel terreno, non di là di giù il cromo.
€1 milione serviranno poi per i controlli dell'acqua che ETRA dovrà eseguire durante i lavori nelle 30 settimane successive, ma per la bonifica vera e propria con i reagenti che trasformano il cromo esavalente in trivalente, non pericoloso per la salute dell'uomo, servono altri soldi, tanti soldi, €1 milioni che ancora non ci sono. Saranno dagli 8 ai 10 milioni oltre questi interventi. Tre ce li abbiamo per quelli stanziati dalla regione e dal ministero, quindi necessitano altri 6, 7 milioni, 8 di euro per toglierci questo tumore che abbiamo nel sottosuolo. E vi ricordo il nostro TG Linea Aperta che questa settimana si occupa di sicurezza, perché a Bassano sono in arrivo i primi tirè del dispositivo di regolazione semaforica tanto odiato dagli automobilisti. E come vedete l'argomento è il seguente: tirè in arrivo per la sicurezza o per fare cassa? Diteci la vostra opinione agli indirizzi che state vedendo in sovraimpressione. Un 23enne finisce in coma dopo un party a base di droga e alcol. Una festa con gli amici a base di droga e probabilmente anche di alcol avrebbe ridotto in serie condizioni un giovane di 23 anni residente a Nove che da ieri si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Bassano. Non appena il giovane si risveglierà e sarà nelle condizioni di parlare, verrà sentito per capire che cosa possa essere successo, che cosa lo abbia ridotto nello stato comatoso di profonda incoscienza. Il 23enne è stato trovato a casa dai suoi genitori che lo hanno soccorso allertando il SUEM. Stando ai medici dell'ospedale San Bassano, il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Ora sull'episodio indagano i carabinieri che dovranno anche individuare eventuali responsabilità. Ed ora parliamo di incidenti sul Monte Grappa. Sono coinvolti sia ciclisti che parapendisti. È intervenuto anche l'elicottero del SUEM di Treviso sul Monte Grappa per soccorrere uno dei ciclisti rimasti feriti in una serie di incidenti che si sono verificati lungo le strade che portano in vetta. Complice anche il bel tempo di questi giorni sono molti gli appassionati della bicicletta che si avventurano lungo le pendici del Grappa. Purtroppo però sono molti anche gli incidenti che si registrano e che vedono coinvolti oltre a ciclisti anche i parapendisti. Ieri sono stati tre i feriti, due dei quali portati all'ospedale di Castelfranco. La più grave una donna di 46 anni per la quale si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso. Oggi un ciclista 45enne di Piove di Sacco è rimasto ferito a Paderno cadendo dalla bicicletta e battendo la testa a terra. E Mussolente punta alla sicurezza degli istituti scolastici. Mussolente prosegue con il progetto di adeguamento sismico degli istituti scolastici. Dopo i lavori eseguiti alle scuole elementari del capoluogo e il primo stralcio di opere alla primaria di Casoni, ora è in fase di aggiudicazione la seconda tranche di intervento che prevede il consolidamento strutturale dell'edificio. All'istituto scolastico di Casoni si rende necessaria la costruzione di due nuove pareti esterne in calcestruzzo armato con relative fondazioni a ridosso dei lati est e ovest dello stabile. Un intervento del valore complessivo di circa €600.000, €385.000 messi a disposizione dalla regione. Ed ora parliamo della raccolta di rifiuti sul massiccio del Grappa, ecco le indicazioni di ETRA. Continua la raccolta degli ingombranti sul massiccio del Grappa dedicata agli utenti dei comuni di Cismon, Pove, Romano De Zelino, San Nazario e Solagna. Due le giornate ancora a disposizione per conferire materassi, mobili, elettrodomestici, cellulari e altri rifiuti voluminosi o dispositivi elettronici. Sabato 27 agosto e sabato 1 ottobre nel parcheggio presente in località Ponte San Lorenzo Solagna sarà allestito un punto di raccolta mobile. L'accesso al servizio è consentito solo la mattina dalle 8 alle 11 ed è necessario presentarsi muniti di documento di identità. Ed ora ci spostiamo a Rossano Veneto per raccontarvi un progetto europeo che coinvolge ben tre comuni. Rossano Veneto, Rosai Cittadella, unite sotto il segno dell'Unione Europea in un progetto che potrebbe portare ad interventi migliorativi in tutti e tre i comuni, sia nella riqualificazione del paesaggio urbano che nella viabilità. Sei giovani architetti polacchi hanno abitato per sei mesi sul territorio lavorando ad un progetto per la piazza Rossano Veneto, per la viabilità a Cittadella in zona nord Borgo Bassano e ad una formazione sull'efficientamento degli edifici scolastici nella scuola a Rosà. Questi progetti sono funzionali alla partecipazione ad un bando europeo sui finanziamenti diretti. Se questo bando verrà fatto e noi possiamo accedere, arriveranno i soldi, è chiaro che con i denari si fanno molte cose. Ed è questa la chiave dell'intera vicenda, l'accesso a fondi europei diretti. Per questo tipo di contributi, che sono molto importanti, è essenziale avere una rete di comuni, di enti
europea. A Rossano il progetto ha coinvolto anche il parroco del paese, Don Paolo, ma come si sono immaginati la nuova piazza Duomo di Rossano questi giovani architetti? Una piazza su tre livelli, con una scacchiera di Trea all'inizio che ripropone l'antico gioco della Trea che si giocava a Rossano in piazza negli anni 60-70, che attraversa nella sede dell'attuale patronato una serie di percorsi che raggiungono Villa Caffo. Il progetto sulla viabilità in Borgo Bassano ha convinto il sindaco di Cittadella, Piero Bon. È un progetto che mi ha convinto, hanno portato delle idee diverse da quelle che noi avevamo, qualcosa che sicuramente andrà ad essere messo in atto, ad integrare quello che già abbiamo intenzione di fare. Ed è nel vivo la stagione turistica sul Grappa, dove grazie allo sport da 20 anni le presenze sono in continuo aumento. Il successo del turismo sportivo sul Grappa rappresenta senz'altro un piccolo caso nella nostra provincia. Grazie al volano rappresentato innanzitutto dal volo libero, prima deltaplano, poi parapendio, e ad altre iniziative che vanno dal ciclismo alla corsa all'arrampicata, il numero di visitatori in zona ha registrato un aumento impressionante. Oggi a Borso del Grappa per 5.000 abitanti si contano 55.000 presenze l'anno. Una ventina di anni fa erano appena 15.000. Se ne è parlato nel corso di Linea Diretta. Ospiti il presidente del consorzio turistico Vivere il Grappa Emanuele Reginato e Alessandro Lin dell'associazione Volo Libero Montegrappa. Abbiamo portato Borso del Grappa a superare le 55.000 presenze nel solo comune di Borso, che vuol dire che stimando le altre saranno almeno il doppio, portando un comune di 5.000 abitanti ad avere un rapporto presenze turistiche abitanti ai primi posti nella provincia. Chi viene? Allora, il mercato diciamo principale è quello tedesco, seguito al secondo posto da quello polacco, però abbiamo registrato fino adesso quasi 40 nazionalità diverse da tutto il mondo, una curiosità Sud America, Giappone, Asia, aspetta. Russia. Oltre alle bellezze paesaggistiche e ad una posizione strategicamente al centro del Veneto, vicino a molte città d'arte, il Monte Grappa è stato anche teatro di tante battaglie della Grande Guerra, un evento del quale conserva numerose testimonianze. Il settore turistico può crescere ancora, è stato sottolineato, e continuare a creare nuovi posti di lavoro. E con il prossimo servizio incontriamo il più anziano carabiniere in congedo, che oggi ha compiuto ben 107 anni. Signor Giovanni, oggi quanti anni compie? Quanti anni? 107. È contento? Sì, sono troppo vecchio, ma insomma, non mi manca niente. Non mi manca niente. Lui è il più anziano carabiniere in congedo, oggi ha compiuto 107 anni, Giovanni Quarisa, originario di Crespano, festeggiando l'ambito traguardo nella sua abitazione sul massiccio del Grappa, circondato da parenti ed amici, ricevendo anche un omaggio da parte del comandante generale dell'arma, direttamente da Roma, per mano del comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Giuseppe Zirone, accompagnato dal capitano della compagnia di Bassano, Adriano Castellari. È felice Giovanni Quarisa, ci racconta della sua lunga vita, degli anni duri della guerra, del rientro dalla Germania a piedi mangiando erba e patate. Ha smesso di guidare la macchina a 101 anni, ci dice Giovanni. A 101 anni l'ho lasciata io, però avevo la patente per 3 anni e l'ho lasciata io, ho detto basta Dio, basta, sono troppo vecchio. E andavo in macchina, andavo in Grappa, andavo da tutte le parti. A 107 non smette di amare la vita, anche la fidanzata. Lei ha 106 anni e vive nel suo stesso quartiere, a San Vito. Senta, ma come si fa ad arrivare a 107 anni? Non si può neanche dire. Non si può neanche dire cosa dire. Non si può ricordare tutta la vita. E andiamo a Cittadella, dove ci sono novità in vista per quanto riguarda la sede della Guardia di Finanza. Abbiamo, in collaborazione con il comando regionale, poi provinciale naturalmente, poi con il comando di Cittadella della Guardia di Finanza, abbiamo deciso di trasferire la caserma della Guardia di Finanza da Borgo Vicenza a dentro le mura. La Guardia di Finanza aveva l'esigenza, ha l'esigenza di avere un posto più ampio. Avevamo a disposizione questo immobile che era stato messo all'asta negli anni precedenti, ma che comunque rischiava di essere svenduto. Abbiamo deciso di riutilizzarlo.
utilizzarlo a favore della collettività, quindi portando all'interno delle mura la Guardia di Finanza, che è anche, ricordiamo, una forza di polizia, quindi ci permetterà di controllare il territorio. L'investimento da parte del Comune è un investimento di 200.000 euro. Il trasferimento probabilmente avverrà verso fine dell'anno o inizio 2017. Quindi un ringraziamento alla Guardia di Finanza, che ha deciso comunque di rimanere a Cittadella e anzi di ampliare il proprio organico a Cittadella. Un ringraziamento ovviamente agli uffici comunali che hanno lavorato celermente per poter riuscire a fare velocemente questo trasferimento. E siamo allo sport con il calcio. È iniziato il conto alla rovescia per l'esordio in campionato della Bassano Virtus. Appuntamento quindi sabato sera al Mercante contro la Regina. E intanto vediamo l'attaccante giallorosso Michael Fabbro che suona la carica. Abbiamo fatto una buona preparazione, siamo pronti per questo inizio di stagione. Non vedevamo l'ora, anche perché allenarsi senza un obiettivo, che per noi è stata la Coppa Italia fino ad ora, ma senza il campionato non è bellissimo, quindi adesso non vediamo l'ora di giocare sabato e ce la metteremo tutta. E sabato si parte subito con un avversario tosto? Ma sì, come l'anno scorso il campionato è fatto da tantissime squadre forti, noi però dobbiamo guardare a noi stessi e noi lavoriamo ogni giorno sempre con la stessa voglia che ci differenzia magari dalle altre squadre, perché siamo un ottimo gruppo e quindi noi siamo tranquilli e sappiamo le cose che dobbiamo fare in campo e scenderemo in campo con tanta grinta e voglia di vincere. L'Italia in macerie dopo l'ennesimo terremoto, questo è l'argomento in discussione questa sera a Focus a partire dalle 21.05. Ospiti del nostro direttore Luigi Baccioli saranno Elena Donazzana, Leonardo Padrina, Renato Boraso, Alberto Semenzato, Mirko Lorenzona, Nicola Michele e Patrizio Miatello, e come sempre ampio spazio daremo ai vostri sms e ai vostri commenti. Ora vi lascio le previsioni del tempo di domani, vi ringrazio dell'attenzione, arrivederci. Previsioni per domani. Cielo sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature in aumento.